è vero che, come dice D'Alema, che i giovani voteranno no alla riforma? A me dà questa impressione, la maggior parte siano per il no, dopodiché tanti di noi in realtà stanno facendo campagna elettorale per il sì. Non è tanto una battaglia generazionale, io non ritengo gli anziani stupidi. Da dove venite? Da Treviso, studente universitario di scienze politiche. Studente di economia a Venezia. Io non sono un renziano, ma voto sì. Tu sei un renziano convinto che vota sì. Sì. D'Alema contro Renzi, giovani e vecchi. La riforma costituzionale genera uno scontro generazionale. Per capirci qualcosa, noi abbiamo seguito un gruppo di giovani Dem di Treviso, arrivati in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione del PD di sabato scorso. Due studenti, Fabio 24 anni, Ayman 19. Li unisce il sì, ma tra loro riscontriamo differenze che si notano nel Partito Nazionale. C'è il cuperliano e il renziano convinto. Con loro abbiamo vissuto tutta la giornata. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi piace molto Bella Ciao, una canzone a cui sono molto affezionato. Ma con Renzi, nell'era di Renzi, no, si canta spesso? Sì, si canta spesso lo stesso, sì, non c'è nessuna differenza da prima. Motto per la libertà. Siamo pur sempre un partito di sinistra. La cultura, la tradizione. Renzi non è giovane ed ha delle posizioni da terza via, cioè delle posizioni che la sinistra ha superato negli ultimi 10 anni, quindi Renzi è giovane anagraficamente ma non politicamente. Renzi è giovane ma non tanto per l'età anagrafica, Renzi è giovane piuttosto per il modo di fare, tutti sono contro il cambiamento ed è questo l'aspetto positivo di Renzi, che il cambiamento è la sua priorità. Il Jobs Act mi dà speranze, no, il Jobs Act non mi dà particolari speranze, soprattutto nel momento in cui non si interviene su tutte le forme di contratto precario. Tu speri di essere assunto col Jobs Act? Assolutamente sì. Sai che Cuperlo alla fine è arrivato, c'è? Cioè. Sono contento. Fanno bene a venire, sì. Sono iscritto al Partito Democratico 3 anni fa. Io mi ritengo di sinistra e difficilmente sarò renziano, difficilmente voterò per Renzi al prossimo congresso. Quello che apprezzo del Partito Democratico, le primarie. Non ho votato perché avevo 15 anni, quindi non potevo, però il mio sostegno era lui. D'Alema vuol dire solo no, soltanto no, sempre no. Andare più sul merito forse, volevi, del referendum? Sì, ma per una piazza di questo tipo va bene un intervento di questo tipo, ti devi preparare alla campagna elettorale, quindi va bene. Nelle sue argomentazioni è andato nel merito, non la chiamo demagogia, la chiamo semplicità. Dobbiamo puntare in alto, l'Italia deve puntare in alto, un po' di ottimismo. E cosa vuoi fare da grande? Io da grande il mio sogno è fare l'imprenditore, mi piacerebbe sviluppare qualche applicazione. Di qualche app? Sì. Fabio, cosa sogni di fare in futuro da grande? E stavo pensando di fare l'insegnante, ma il TFA non sta uscendo, prima c'è la magistrale, poi vediamo. Certo è che magari la buona scuola andava costruita un po' diversamente. Facendo la sintesi dei 2 anni di governo, io credo che Renzi potrebbe dare fiducia nel futuro nel momento in cui l'intero assetto del governo non fosse così schiacciato sul centro. Lui è triste perché non ha visto la Boschi. Spiegavo un suo intervento sul palco. Ma c'era dietro il palco. Per ora non conviene esporla. Per non far notte. Che ora vi siete svegliati stamattina? Alle 4. Adesso il treno ci piega a Frecciarossa, 3 ore, no? Per ritornare. 3 ore e mezza, sì, per arrivare a Mestre. Aspetta, adesso arrivano gli altri. La facciamo a piedi? A piedi sulle mani. Bella. Quindi andate a piedi o in metro? Ha vinto piedi, adesso ci sarà una scissione però. Cioè, come nel PD. Esatto. Anche qui la scissione tra me. Però siamo democratici, ognuno. Andate a piedi. Andate a piedi alla stazione interna. Buon viaggio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.